Dunque, oggi parliamo di conferme delle transazioni. Dunque, se mai vi è capitato di eseguire un acquisto online, per esempio, per comprare beni o servizi e pagare in Bitcoin, avrete visto che il vostro interlocutore attende un certo numero di conferme prima di inviarvi il bene o di erogare il servizio. Che cosa significa? Significa che quando voi eseguite una transazione Bitcoin, questa transazione rimane pending per un certo periodo di tempo. Il tempo per il quale la transazione rimane pending e quindi la velocità della conferma della transazione dipende dalla fee che avete aggiunto alla transazione stessa. Più alta è la fee e più il miner sarà incentivato a processare velocemente la vostra transazione. Ma diciamo che comunque avete aggiunto una fee e la vostra transazione è pending. A un certo punto un miner prenderà la vostra transazione e l'aggiungerà al blocco corrente. In questo modo possiamo dire che la vostra transazione ha una conferma. Man mano che passa il tempo sarà aggiunto un nuovo blocco alla blockchain successivo al vostro blocco corrente. In questo caso potremmo dire che la vostra transazione ha raggiunto due conferme e via di seguito tre conferme, quattro conferme, cinque conferme, fino ad arrivare a 6 conferme. Dopo 6 conferme significa che 6 blocchi sono stati aggiunti al blocco nel quale si trova la vostra transazione. Quindi, se dopo un blocco la vostra transazione è difficile da essere modificata perché bisognerebbe ricalcolare il blocco, dopo 6 blocchi la vostra transazione è così difficile da modificare che praticamente diventa immutabile. Perché? Perché un'eventuale modifica, diciamo alterazione della vostra transazione comporterebbe ricalcolo non solo del blocco nel quale la transazione si trova, ma anche ricalcolo di tutti i blocchi successivi. E dopo 6 blocchi successivi il dispendio energetico e il dispendio di risorse di calcolo sarebbe così grande da essere praticamente impossibile da fare. Se volete verificare la vostra transazione, quindi verificare il numero di conferme che la vostra transazione ha già ricevuto durante il periodo di tempo che state aspettando per arrivare alle 6 conferme, voi potete visualizzare e analizzare la transazione su un Block Explorer. Cos'è un Block Explorer? Un Block Explorer è una specie di motore di ricerca che esplora le transazioni e gli indirizzi sulla blockchain. Per un block explorer, di esempio, è blockstream.info, per esempio. Il link ve lo metto nella descrizione. Voi andate su questo block explorer, riportate il TXID, l'ID della transazione, e il block explorer trova tutte le informazioni relative alla transazione. Trova se è stata confermata, il numero di conferme, in quale blocco si trova e tante altre informazioni. Quindi questo è molto utile per vedere lo stato delle conferme della vostra transazione. Dovete però fare attenzione a una cosa, che quando inserite il vostro indirizzo di ricezione Bitcoin oppure l'ID della transazione su un Block Explorer, dovete tenere presente che in qualche modo state inficiando la vostra privacy, perché il Block Explorer può mettere in correlazione il vostro IP di connessione con l'indirizzo o la transazione che state visualizzando. Quindi una serie di richieste successive sulla stessa transazione da parte dello stesso IP fa presumere che quella determinata transazione sia collegata a quell'IP. Quindi dà un'idea che il possessore ricevente di quella transazione sia in qualche modo l'indirizzo IP collegato. L'ideale è verificare quindi una transazione tramite il proprio nodo e in questo modo si evita di lasciare informazioni sopra un server terzo. È chiaro che l'interrogazione di una transazione da un proprio nodo è una cosa un po' più complessa e soprattutto richiede la presenza di un nodo dedicato, che è una cosa, diciamo, per più addetti ai lavori.